Oggi vediamo un gioco considerato tra i più difficili mai creati, ma anche tra i più divertenti, e soprattutto è completamente gratuito. Sto ovviamente parlando di Hitler Waifu. Esiste veramente, è su Steam. Però non è quello di cui parleremo oggi, questo perché in realtà non è gratis. Talker Gamma invece sì, ed è una delle esperienze survival più punitive che io abbia mai provato, e la cosa mi rende molto felice, tranne quando muoio dai mutanti. Porca puttana! O da chi mi spara. O dalle anomalie. O dalle radiazioni. O di fame. Sono morto parecchie volte in questi giorni, ma questo non mi fermerà, perché oggi ho un obiettivo: riuscire a trovare un'arma funzionante per rimpiazzare questa merda di TOS. E se state pensando, beh, basta uccidere qualcuno e rubargliela, vi sbagliate. In questo gioco il 99% delle armi che si trovano in giro sono distrutte. O se non è distrutta l'arma, è distrutta la canna, o la leva di scatto, o la molla, o uno degli altri vari componenti. E allora comprala dal trader. I trader non vendono armi in questo gioco. Perché? Perché vaffanculo, credo che sia la risposta ufficiale. L'unico modo che rimane quindi è o la botta di culo e trovarne una messa bene in giro, oppure farmare poco alla volta i pezzi singoli, i materiali per craftare i kit che servono per riparare questi pezzi, l'olio per pulirli, poi bisogna livellare i trader per fare gli upgrade. Diciamo che questo gioco è Tarkov camuffato, sai, con gli occhiali, quelli col nasone finto e i baffoni? In più però c'è anche uno strapon ricoperto di carta vetrata. Ma basta parlare di cose divertenti e andiamo in game. E un secondo di background, questo è un grosso ammasso di mod da installare su un altro grosso ammasso di mod per Tarkov, ma per Stalker. Potete comunque giocarci anche se non avete mai giocato ad uno Stalker. Diciamo che un minimo di background del mondo aiuta e secondo me ve lo godete di più. E poi il primo Stalker è una storia che è fantastica, quindi se fossi in voi lo giocherei. Comunque, fazione, scegliamo i loner, che sono quelli che si fanno un po' i fatti loro e sono anche la fazione con cui giocate gli Stalker in pratica. Profilo, ovviamente, scegliamo il buffo. Nome in onore del grande Damirka, lo chiameremo così. Zona iniziale. Potete scegliere il villaggio iniziale, quindi il Rookie Village a Cordon, cosa che vi consiglio. Dopo che siete un po' più esperti, se vedete qualcuno giocare, iniziano tutti in un'altra parte, un po' più centrale nella mappa. Però per iniziare vi consiglio lì perché ci sono i nemici un po' più scarsi intorno. Poi difficoltà, ovviamente noi siamo furbi, così mettiamo tutto al massimo. Poi un po' di gear, cosa importantissima, giacca, maschera antigas e binocolo, io ve li consiglio. Poi prendiamo una pistolina, qualche cura, e poi a me piace anche avere una seconda arma. Tutti consigliano un pompa, tipo il TOTS. A me fa troppo cagare, non ce la faccio, e quindi prendo un'arma automatica come il PP. Sappiate che non è la scelta giusta tecnicamente, però perché avete problemi di colpi e non fa niente di danno. Per uccidere un cinghiale dovete sparare contro un caricatore. Però a me piace e quindi sceglierò comunque quello. Come vi dicevo, non sarà una guida completa. Volevo solo farvi vedere come possono essere i primi minuti di game, quello che vi consiglio di fare, un po' com'è il mondo e cose del genere. Prima cosa da fare, se anche voi avete scelto di spawnare in questo villaggio, comunque è di andare da Prapor. Non si chiama Prapor, ma ovviamente lo chiameremo sempre Prapor, che è il tipo qua sotto, anche perché vi dà una delle prime quest un po' importanti, chiamiamole così. Per le quest, allora, intanto stai ascoltando Angry Like the Wolf, io ci devo fare video su YouTube, se è protetto da copyright mi incazzo proprio. Allora, qua potete o aprire il vostro PDA, intanto equipate la roba, maschera, zaino, giacchina, binocolo. Allora, qua il PDA e poi il Echo Detector, dopo vediamo a che cosa serve tutta questa roba. Per le quest, o parlate singolarmente ai vari PNG che trovate in giro e gli dite: vedi, c'è del lavoro da fare. C'è anche l'italiano, ho visto che è stato tradotto da poco. Sono pigro, non mi interessa troppo. Alla fine la storia è relativamente importante, quindi lo giocherò in inglese. Ti dice cosa devi fare, vedi, dici ok, la prendo, oppure no, voglio fare qualcos'altro. Altrimenti voi aprite il PDA, che è il vostro tablet qua, e andate su Taskboard, voi fate refresh. Vi fa vedere tutte le quest dei PNG che avete vicino. Per esempio qua, vedi, c'è Sidorovic, che è questo qua con cui sto parlando, e mi dà la stessa quest. È la quest che mi stava dando lì. E poi qua ce n'è un'altra.
E questa è quella che è importante, vi dicevo, perché c'è scritto scripted task, vedi, è quella dove dobbiamo andare a recuperare il pacco di Sidorovic. E poi potete scegliere voi poco alla volta, imparerete quali sono. Comunque al momento ignoriamo tutte quante queste quest perché abbiamo preso solo quella di principale e poi voglio fare quelle iniziali. Iniziali, il tutorial, che è una delle quest più difficili che potete fare all'inizio. E proprio per quello voglio farvi vedere che non è sempre comunque una buona idea partire da qua e fare le quest introduttive. Ah, a parte che non c'è il PNG che me le deve dare, che è qua. Bene, c'è già. Allora, gli eventi sono random. La maggior parte non sono scriptati. No! Allora. Ok, è colpa mia, l'ho ammazzato, però porca puttana. Non ti insegnano a scuola che non devi passare davanti a uno che sta sparando. L'esperienza di prima ci insegna qualcosa di molto importante, che in questo gioco spesso bisogna farsi i cazzi propri. Se vedete due fazioni che si sparano, potete tranquillamente farvi i fatti vostri, aspettare che si ammazzino e poi andare a lootare i cadaveri. È una cosa suggerita e consigliata, anzi, la maggior parte delle volte. Adesso non abbiamo l'invasione e quindi dovrebbe esserci il PNG che dicevo prima, Fanatic, che è quello che vi dà tutte le quest iniziali. Ok. Noi lootiamo anche un attimo qua sotto, che ogni tanto c'è del cibo. Esatto, c'è una bottiglia di vodka. La vodka è molto importante. Vodka e sigarette combattono le radiazioni. Questo perché fa l'effetto signor Burns. Quindi voi per combattere il tumore creato dalle radiazioni create un tumore delle sigarette. Questi due tumori iniziano a picchiarsi fra di loro e non hanno tempo di uccidere voi. Questa credo che sia la teoria, non ho ben capito come funziona, però sì. Sì. Ok. Sono incazzati con qualcuno, cosa è successo? In questo gioco, cioè, bisogna sempre stare attenti perché è un attimo che qualcuno ti spari. Bene, Fnatic, allora. Prima quest, vedi, Training Day si chiama proprio. Prima cosa a cui stare attenti quando si gira in questo mondo sono le anomalie. Quelle cose. Allora, quelle si vedono bene perché sono delle scariche elettriche, però ce ne sono anche altre tipo questa. Vedete qua davanti che c'è questo tipo turbine. Se tu vai lì dentro, prima ti attira un po' a sé e poi ti fa esplodere. Quindi diciamo che è abbastanza intuibile che è meglio evitarlo. Il nostro Fnatic, però dov'è? È quello là che arriva. Mi serve perché senza lui non c'è speranza che io riesca a finire questa quest. Qua dobbiamo uccidere i cinghiali, che sono già incassati, stanno già arrivando. Quando dicevo che questa arma non fa niente di danno, intendevo esattamente questo. E i cinghiali che dobbiamo ammazzare credo che siano 4. Non ne sono sicurissimo, ma credo 4. In realtà i colpi che ho su questa pistola che sono gli... Ma mi hai sparato? Ma sei stupido? Che sono gli Hydroshock o Hydroshock o come si chiamano, fanno molto più danno in realtà ai mutanti. Allora qua la tattica migliore per fare questa cosa è salire su questa macchina, che mi hanno già aggrato. Comunque possiamo aprire un attimo la mappina, tornare qua, area map, e ci fa vedere che la quest è qua, è di Training Day Boar Hunting. Chiedo anche scusa per la voce, come potete sentire non sono ancora troppo in forma, ma mi sono beccato il virus innominabile su YouTube, perché altrimenti mi demonetizzano anche il buco del culo. E detta così sembra che il mio culo sia monetizzato. Sembra non essere una cattivissima idea in casi disperati, ma al momento per fortuna non ne ho ancora bisogno. Abbiamo ucciso i cinghiali, che in realtà li ha uccisi il Fnatic. Ah no, probabilmente sono saltati per aria dalle anomalie. Beh, uno l'abbiamo ucciso noi. Possiamo anche skinnarli. Ottimo. Non sempre puoi skinnare le cose. Vedi? Quello là è stato un qualcuno che è entrato nell'anomalia. Quindi probabilmente. Madonna, si è scuotta. Quindi probabilmente. Perché non ci sono i cadaveri. Quindi qualche cinghiale che dovevamo ammazzare è entrato in una di quelle anomalie ed è saltato per aria da solo. Perfetto. Vi avevo detto che era difficile sta quest. In realtà è stata semplicissima. Finché i cinghiali si ammazzano da soli, tutto relativamente semplice. Andiamo da Fnatic che cerca i funghi e diciamogli wow, questo è proprio che stai fermo, se no mi viene mal di mare. Seconda quest introduttiva che è raggiungi vabbè, che è raggiungi quest'area qua, che così ci insegna un attimo come funzionano le radiazioni.
e anche gli artefatti. E così lo impariamo anche, lo imparate anche voi. In realtà è una delle poche cose che so di questo gioco. Fatte queste quest introduttive, comunque andiamo ad uccidere qualcuno, così vi faccio vedere come funziona il discorso armi, come funziona a smontarle. Occhiale. Dobbiamo stare molto attenti all'audio perché ogni tanto ci sono dei mostri o anomalie. Ci sono tipo delle anomalie mostro, chiamiamola così. Ci sono delle anomalie che si muovono a cui potete sparare, perché in realtà sono dei mutanti. I mostri tecnicamente sono mutanti in realtà, che creano queste anomalie. C'è un po' di tutto in questo gioco. L'importante è ricordarsi che qualunque cosa che sia animata o non animata, quello bandito, no, quello è... Mettetela con me. Che fazione era? Non ho fatto in tempo a vedere. Chi? No, tu sei fanatico, ok. Ero convinto fosse... Fosse un Frido? Credo ti stiano sparando, sai. Basta boy, mi stavo ripassando. Non t'ho sparato, testa buono. Vabbè, abbiamo trovato qualcuno da ammazzare. Sto sanguinando perché c'è tutto rosso intorno, quindi... Benda. Per curarsi si può anche andare semplicemente vicino a... Bello questo. Si può anche semplicemente andare vicino ad un falò. Se tenete premuto shift, lootate tutto quanto molto velocemente. Cosa bellissima di questo gioco. E l'altro ceffo era qua. Armi. Come funzionano le armi? Allora io potrei prenderla su e usarla questa. Però è tutto rotto. È tutto distrutto. Se noi facciamo a destra dettagli si vede un po' meglio. Qua abbiamo i vari componenti. La canna è al 13. Il bolt è a 38 e 49, 16, 11. In più, la vita totale dell'arma è al 12%, come c'è scritto lì. Quindi è un po' un'arma di merda, fa meno danno, ovviamente meno precisa, tutte queste cose. Questa pistola non ci serve, però possiamo comunque tenerla, magari siamo un po' disperati, ci serve perché sono gli unici colpi che abbiamo, cose del genere, no? Quindi un'arma, anche se distrutta, io la terrei sempre. Poi pistola. Allora, o la disassembliamo, però per disassemblarla, che vuol dire toglierci la canna, servono cose, se no facciamo fill strip, rimuovi tutto. E ha tolto questi due pezzi, quindi ha tolto tutto tranne la canna. La pistola è rotta, quindi non ce la comprano, possiamo buttarla via. Per togliere la canna invece servono cose particolari, specifiche per ogni arma o anche armature, quindi al momento per un'arma del genere, tra l'altro, non conviene assolutamente. Noi stavamo andando giù di qua. Proseguiamo, non ci curiamo perché qua non dovrebbe essere un grosso problema, visto che ci sono le radiazioni. E basta, in teoria non ci sono dei nemici. Correre è molto pericoloso perché se vi salta fuori un'anomalia davanti e non la vedete, ovviamente... Va bene, non volevo accendere il fuoco, però l'ho acceso e ci ho anche infilato un piede dentro. E già che ho acceso il falò, mi sono fermato un pochino qua per curarmi. Vedete il mio corpo là in basso a sinistra, sta tornando ad essere bianco. Ovviamente la parte rossa sono i danni, se arrivate a 0 punti vita morite. Se il vostro torace arriva a 0, se la vostra testa arriva a 0, morite. Questo perché sono divisi. Vedete che ci sono le varie lineette, poi ci sono anche braccia e gambe. Per curarli serve prima qualcosa che vi dia dei punti di vita temporanei e poi che ve li fissi e ve li faccia diventare completi. È un casino non necessario, secondo me è una cosa che non la trovo particolarmente divertente. Non voglio spiegare tutto quanto oggi, non perché non lo sappia, forse anche quello, però perché è un discorso un pochino lungo e andiamo avanti adesso che siamo full. Cosa dobbiamo fare qua? Intanto parlare col tipo, però dobbiamo arrivare un pochino più su. Devo arrivare più o meno in questa zona. Esatto, speak con Fanatic. Vieni qua. Sta fermo, ok. Cosa devo sapere? Va bene, lo so. Comunque ti dà un container dove mettere dentro gli artefatti, questa specie di frigo. Noi tiriamo fuori il nostro rilevatore di artefatti e andiamo in qua. Giù di qua dovrebbe esserci... Esatto, inizia a suonare un pochino di più, sempre di più. Qua ci sono anche le radiazioni, là in basso a sinistra invece c'è il simbolo delle radiazioni. Eccolo qua, è stato fuori l'artefatto. Lo tiriamo su, lo mettiamo subito nel frigo perché sennò ci irradia un pochino troppo. E poi siamo anche pieni di radiazioni, infatti la barretta delle radiazioni sta andando in su. Come si combatte le radiazioni? Come dicevo prima, con della vodka, come nella vita reale.
E adesso poco alla volta la mia vita andrà giù perché sono tutto quanto radioattivo. Credo che basti una bottiglia di vodka, lo spero. In alternativa si possono anche fumare le sigarette. Abbiamo anche quello, adesso vediamo se basta la vodka. Non ne sono sicurissimo, in realtà ero veramente pieno di radiazioni. Parliamo con Fanatic intanto. Ho l'artefatto. Ok. Dobbiamo tornare al villaggio per l'ultima parte di missione. Riparliamo con Fanatic. E questo pezzo invece dovrebbe essere abbastanza semplice. Perché dobbiamo solo andare a trovare la sua stash. E la sua stash è su questo tetto. E la sua stash in realtà è tipo uno zaino. Però vabbè. Con dentro una palla. Ognuno ha le sue passioni. Andiamo a dirgli che abbiamo trovato la sua palla. Trovata. C'è qualche lavoro che vuoi che faccia? Distruggi la tana dei mutanti. È a Cordon, a sud-ovest del... Va bene, si può fare, dai. Proviamo a prenderla. E già che ci siamo, guardiamo anche dove abbiamo... Mi sa proprio qua di fianco. Va bene, questa andiamo a fare subito. E poi vorrei andare a fare quella di Rapor, che è là, giusto? Eccolo lì. Con Sidorovic. Per arrivare là, noi abbiamo due alternative. Passiamo dalla palude, qua a sinistra, oppure andiamo a nord. In generale in questo gioco più si va a nord, più il mondo è incazzato e vuole ucciderti. Non che qua non voglia uccidermi, ma là lo vuol fare con un po' più di determinazione. Facciamo comunque questa qua di fianco, che due soldini diciamo che non fanno schifo. Abbiamo anche una giacca che in realtà possiamo buttare, chi se ne frega. Per smontare la giacca ho usato un grooming kit. Di fatto se ne trovano abbastanza, quindi le giacche le smonto. Se non volete smontare col destro si può fare... vabbè, qua forse no perché è la mia, però si può fare, togli la patch, quindi togli la patacca, questa qua, vedi. Proseguiamo alla ricerca dei nostri mutanti e vediamo se abbiamo culo come prima che si ammazzano da soli su una qualche anomalia. Ok, non sono quelli che mi servono questi. Cerchiamo di passare in mezzo a un'anomalia che magari li ferma. Questo non ha fermato. Questo sì. Oh. No, porca troia. Black, vedi come funziona sta cosa. Grande anche questo. È morto nell'anomalia in basso, però è morto. Andiamo a lutarlo, sì. Non stiamo bene, stiamo sanguinando, quindi dobbiamo prenderci una benda. E poi dobbiamo andare a comprare delle... Pure per il post heal, perché adesso tipo la mia gamba è gialla, vuol dire che è semplicemente curata in maniera temporanea. Mi serviranno degli ibuprofeno o cose simili per metterla a posto del tutto. Adesso quando torniamo in città ci guardiamo. Questo dovrebbe essere il cane che mi serve per questo. Me l'ha data fatto, ok, c'era solo questo. Perfetto. Va bene, torniamo a dire a Fanatic che abbiamo fatto la sua missione. Che cosa ci dà? The job is done. 4.000 rubli e una stash. Stash molto molto importante, perché dentro le stash si trovano dei kit, quelli per riparare e lavorare sulle armi, che sono ovviamente una cosa molto molto importante, oltre ovviamente a armi e altre cose molto fighe. Comunque, torniamo da Sidorovic che gli vendiamo due cose e compriamo le cure, sempre che le vendano, ne sono sicuro al 100%. Probabilmente devo andare da un medico, no, ce l'ha anche lui, ok. E prendiamo uno Yadulin, sicuramente. Abbiamo anche due già che siamo qua. Gli vendiamo la palla di coso e per adesso basta perché tutti i componenti delle armi, che sono altre cose che vorrei vendere, lui non le compra. Quindi, sal questo e vai questo. E poi prendiamo anche lo Yadulin. Allora, lo Yadulin ha un lato negativo abbastanza importante, cioè che ti fa praticamente girare la testa. Cioè, dopo che prendi una di queste pastiglie, vedi. Diciamo che è un po' complicato riuscire a fare un fight. Mettiamola così. Il motivo per cui in combattimento è poco consigliato usarle. Poi mentre andiamo su, guardiamo se ci sono delle altre quest abbastanza semplici da fare. Wolf, che è un PNG che abbiamo in questo paesino, ci fa ammazzare dei mutanti, cosa che facciamo. Poi dobbiamo uccidere qualcuno, questa è una bounty. Appena smette di essere sfocato magari riesco anche a leggere, però è a Korn, quindi la prendiamo.
un'altra, prendiamo anche questa, e un'altra, e prendiamo anche questa. Quindi dovremmo avere un pochino di roba da fare qua intorno adesso. Infatti abbiamo uccidere i mutanti qua di fianco proprio, poi uccidere i banditi in posto che non mi ricordo come si chiama, comunque è molto vicino anche quello, e poi c'è un tizio qua, proprio del passaggio, nella zona dopo da ammazzare. Va bene, facciamo queste quest che con un po' di soldi e anche abbastanza comodi. Bene, potrebbe essere lui così ad occhio. Potrebbe essere lui che sta andando in centro a Bologna, però. Quindi? Devo veramente inseguirti fino là? Perfetto, era questo. Segniamolo. Qua c'è una cosa da lottare, se non sbaglio. Beh, questa è vuota. Le casse che si trovano in giro, così sono stash e si possono usare come stash personale. In pratica, la roba che ci mettete dentro rimane lì. Ma solitamente sono amici. Quello non mi dice chi è. Mettetela. Se li mira. Ok, è un bandito. Quindi, ovviamente, non è mio amico. Ok, i banditi sono nemici con tutti. Dopo un po' che giochi diventa abbastanza chiaro come mai la sfida Invictus, che è praticamente un achievement, cioè finire le quest della storia principale senza mai morire, è abbastanza complicato. Difficile che ce ne fosse uno solo. Però da qualche parte bisogna pure partire per farli fuori, no? Magari sono in giro e arrivano fra un po'. Questo intanto ce lo lootiamo. Questo ha un pezzo messo bene. No, non è vero. Brava verde, ma ti fa anche quello. Comunque, tiriamo su come sempre tutto. Field strip, tiriamo via i due pezzettini che possiamo tirare via senza kit né altro. Niente, c'era solo sto ceffo qua in realtà in questo posto. Andiamo avanti. Che invece secondo me in questo agglomerato di case c'è un po' più gente. Non si vede niente. C'è qualcuno lì dietro. Eccolo là. Vedo qualcuno che passeggia lì. Mi sembra che stiano sparando dei mutanti. Livellato endurance anche. No, 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 non far casino però. Mi inquieti. Mi hanno messo bene quel pompo in realtà. Non so se c'è altra gente qua dentro, però la quest me l'ha data fatta, quindi era il nostro obiettivo questo. Noi abbiamo già due quest da consegnare, però potremmo anche andare a fare quest. Ah, ne ho due addirittura, due nello stesso posto lì. Allora direi che andiamo a fare anche quelle. Già che siamo qua. E il pompa in realtà ha due componenti messi bene. Tre componenti, anche il barrel. Il barrel è sempre abbastanza importante. La sua vita è il 21%, però fa niente. E abbiamo anche qualche colpo, perché abbiamo 14 colpi di pompa in caso rimaniamo senza, che è una cosa abbastanza positiva. Anche perché ovviamente contro i mutanti il pompa va sempre bene. Contro le persone un po' complicato riuscire ad arrivare vicino, anche perché come abbiamo visto se io arrivo vicino a loro per one shottare con un pompa, loro possono fare la stessa cosa con me. Non è proprio un gioco che ti perdona questo tipo di cose. Allora qua è anche segnato un letto, quindi sono abbastanza sicuro invece che siano amici. Scopriamo la zona così tanto per, anche perché tra l'altro qua c'è un technician che è in pratica il meccanico di Tarkov, per intenderci. Oltre a venderti roba e ci può vendere a lui pezzi di armi, qua c'è la workshop che serve poi per fare gli upgrade, craftare, eccetera, fin quando non abbiamo dei kit nostri, una workshop nostra, bla bla bla. E in più qua c'è anche il trader generale. C'è il letto che serve, ovviamente, perché di notte, prima cosa, non è assolutamente consigliato uscire in questo gioco perché muori. Ci sono ancora più cose che vogliono ucciderti di notte. Quindi o hai un visore notturno
pure prima che ti fai i cazzi tuoi e dormi. Quello là, vedi che in basso a sinistra ti dice la fazione. Questo è un loner, come me. Sostanzialmente uno che si vuole fare i cazzi suoi. In più dormire ti cura anche, quindi è abbastanza consigliato. Non si può dormire di continuo, deve essere passato abbastanza tempo. Il tuo PC deve essere stanco, sennò il gioco non ti fa dormire. Noi in realtà potremmo provare questo pompa. Così tanto per... Anche perché di colpi me ne sono rimasti veramente pochi del PP. Ne ho 17 più i 30 che ho caricati. Quindi facciamo così. E la vita è veramente bassa. Dobbiamo provare anche questo in realtà, che è molto figa. Tra l'altro c'è un mirino che gli smonteremo molto a breve, secondo me. Andiamo... Porca puttana. Sto dicendo full splinter cell? No. Non ha funzionato. Vedi perché le armi messe male non sono consigliate. Va bene. Cosa avevi tu? Pompa distrutto e un giornaletto porno. Che è chiaramente più utile del pompa distrutto. Allora, questo diciamo che... Aspetta, facciamo unload, che così capisco un attimo che colpi abbiamo dove. Questo non era della quest, mi è rimasto da uccidere i banditi che sono in questo punto di controllo. Credo mi abbiano visto così ad occhio, sai? Potrebbero essere solo due. Non sono sicurissimo, ma... Oh, non è morto questo. Non ho convinto fosse morto. Adesso è morto. Non sono in una bella posizione. Porca boia, non muore. Mi manca mangiare e bere. In due che urlano, quindi anche quell'altro va ammazzato, ok. Come da tradizione, Tarkov style si mangia in mezzo al combattimento. Non è stata una buona idea. Via, cortesemente. Grazie. Davai, davai. Davai, davai. Come ho fidato più privato me. Porca boia. Non gli faccio niente. Quanti colpi stancato quello. Guarda il bastardo. Dov'è? Beh, lontano dovrei riuscire a curarmi. Fortuna si è buggato quello. Vabbè, direi che abbiamo un po' di loot. Sono finiti, spero. Tu sei vivo o no? Guarda che è quello vivo. È bastardo in mezzo al cespuglio, guarda qua. Ok, finite le due missioni, vuol dire che sono morti tutti. Allora, tirando su tutto che non dovremmo avere problemi di peso al momento. E poi facciamo ordine quando torniamo indietro. Vabbè, sì, dai, anche se è roba inutile. In realtà non esiste roba inutile per noi. Sì, no, non avevano armi né niente messo bene. Ovviamente. Il problema è che, come il mio PG ci sta facendo notare, abbiamo una gamba distrutta. Ho livellato anche forza, però... Comunque, bello da vedere. Hanno veramente rigirato completamente Talker, perché non è invecchiato benissimo. Ci ho giocato in questi giorni e devo dire che si vede che è un gioco vecchiotto.
Invece questo da vedere è un po' spoglio il mondo, però vabbè, non si può pretendere poi troppo. Allora, per le radiazioni in realtà posso un attimo aspettare, tanto dopo ci fermiamo vicino a Sbarro, Confalò. giù! Consegniamo un po' di quest, a chi le devo dare? Wolf sicuramente, che è qua. Non sei tu Wolf, ma fa niente, il lavoro l'ho fatto. Ok, mi ha dato della birra, della vodka, 5k. Buono. Ho anche guadagnato un po' di fiducia tra i loners per le missioni che ho fatto. Buono. Là in basso a sinistra che ci sono tutti i vari messaggi. È figo leggerli perché ti dicono anche cosa succede. Nel momento in cui inizi un fight, per dire, la gente dice: c'è un loner che ha iniziato un fight in questo posto e stanno Compartimos. parlando di te. E quindi puoi anche vedere chi c'è nei tuoi dintorni che sta fightando con chi sta fightando. Magari sono due fazioni che non ti interessano perché sono entrambi nemici. Puoi lasciarli lì e puoi andare a rubare la roba dei cadaveri, cose del genere. Il lavoro è fatto. 6K e 3, buono. E mi ha dato le coordinate di una stash. Ottimo, ottimo. Questo è molto, molto importante. E tra le altre cose facciamo anche partire la quest della storia. Al momento non ci interessa troppo, però ce l'abbiamo. Noi siamo molto a corto di colpi. Il tizio qua però è un ladro, quindi ne compriamo giusto il necessario. Le altre... Cosa è successo? Oddio, è impazzito. Lo Wolf che è impazzito. Vieni qua, sta buono, sta buono, sta buono. Ti devo parlare, Wolf. Sta buono, ho fatto il lavoro. Dammi la ricompensa, poi vai a fare quello che vuoi. 4k, secco, basta, va bene. The job is done, altro lavoro, 7k e 2 e un'altra stash. Allora ne abbiamo una che è qua di fianco, perché è nelle paludi che è proprio qua di fianco, anche se non abbiamo altro da fare al momento. Preferirei andare a nord per fare la missione del pacco di Sidorovic, che è qua. Quindi aspettiamo un attimo di curarci del tutto. Oh, Che erano sappiamo già. questo. Sti No, music. no, 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 scusa, scusa, scusa. Questo mi stava minacciando con una salsiccia su allo spieto. Scusa, scusa, metto via, l'ho solo rimessa nella slot dell'arma. Mazza, oh, si sono agitati. Prima di partire mi ero dimenticato che avevo anche un PDA da vendere. Gli togliamo le batterie. I PDA o si hackerano per trovare le informazioni che ci sono sopra, oppure semplicemente vai qua e gli dici ho un po' di informazioni da vendere. Ho un PDA, lui ti dà una fischiata perché è un bastardo, 1200, però mi sembra logico fare. Poi possiamo partire per la nostra avventura. In realtà prima di partire però abbiamo anche un paio di missioni che prendiamo perché sembrano abbastanza comode. Mi sa che hanno trovato i mutanti che devo uccidere. Eh sì. Quindi stanno facendo la quest per me, molto gentile. Ok. Non sono solo dei cani. Ma, cioè, mi stanno attaccando dei mutanti e pensate a sparare a me, bastardi. Porca. Perfetto, fatta la quest. Là però c'è ancora qualcuno. Ho dovuto ricaricare perché è crashato il gioco e ovviamente sono furbo, non l'avevo salvato da un po'. Mi raccomando, salvate spesso perché 430 mod installati su un gioco di 16 anni fa purtroppo portano a qualche problemino. Quindi abbiamo un altro paio di missioni. Dove salti fuori? Se riprendo anche magari riesco ad ammazzarli. Cosa dite? Cavolo. La macchina comunque mi ha salvato la vita non sapete quante volte. Strippando. Ok, è rimasto solo quell'altro che sembra una pecora radioattiva. No, 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 non è il momento giusto per tirare fuori il coltello. Bisogna che muori. Cosa ne pensi riguardo? Grazie. Qua dovrebbe esserci il passaggio. Cazzo, qua ci sono i zombie, non il passaggio. Adesso si rialzeranno. Cortesemente puoi star giù. Lo zombie col giornaletto porno. Ok, non avevi niente di utile, perfetto.
Però mi sa che qua sopra non c'era un passaggio, no. Passiamo da sotto allora, perfetto. Cosa vuoi che succeda? Niente, non è successo niente. Quindi andiamo verso il cambio zona. Direi che fosse proprio qua di fianco la stash che mi serve, infatti. Stash, perfetto. Guardiamo chi ha il controllo di questo posto. I Renegade, credo che siano quelli, che sono sostanzialmente dei banditi e quindi fanno quella fine, che vuol dire che si stancano dei proiettili in faccia. Non è che fossero degli scavi di Tarkov, no? Ok, basta scoprire in quanti sono adesso. La risposta è spero pochi. No, però. Uno no. Ne abbiamo uno dentro quella casa. E uno qua di fianco che mi sta pushando in realtà. Non lo vedevo! Pensa a te. Adesso mi ha fatto girare, non lo vedevo. Stiamo sanguinando. Non stiamo neanche benissimo, quindi mi sa che mi prendo anche un medkit. Ottimo. Questo mi era venuto a cercare. Fortunatamente non sapeva dove ero, infatti stavo guardando un'altra parte. Sì, mi sembra strano che non mi stia sparando nessuno. O è fuori in mezzo agli alberi. Andiamo a lootare il primo qua. Non il primo, vabbè. Andiamo a lootare questo. Ovviamente pistola di merda, non mi ha disfatto. Ma poi c'è il primo che ho ammazzato. Questo qua. Che lo schifo anche lui. E poi l'ultimo che era qua, in mezzo alla piazza. Un SKS è distrutto. Però un martello che mi serve per una quest. Ma qualcuno mi ha chiesto due martelli per una quest. Può essere. Vabbè, comunque i martelli servono sempre. Torniamo a noi, torniamo alla nostra stash. E dovrebbe essere qua di fianco. Dovrebbe essere qua. Un PPSH 28% e un po' di colpi che in realtà non sono male. Dobbiamo andare a recuperare il pacco di Praporovic. Quindi passiamo di là. Dobbiamo arrivare in questo passaggio. Eccoci arrivati alla zona dove c'è il pacco. Lo prendiamo alla svelta, visto che il nostro PG non sembra troppo contento di essere qua, dal fatto che si sta vomitando anche i polmoni e dal fatto che sono degli Hadouken elettrici che ci stanno inseguendo. Sembra un posto leggermente ostile, considerando che è anche radioattivo. Molto bene. Direi che la nostra permanenza qua sarà il più breve possibile. Ho sentito qualcosa, ma forse solo quello zombie. Madonna, ci sono cani, zombie. Via. Correre. Cosa puttana! Ok, non era. Non era un cane quello. Vacca boia. Allora, riproviamo. E non possiamo neanche fare il giro largo. Allora, perché se non sbaglio ci sono i militari. E i militari, come ogni cosa in questo gioco, cercano di ammazzarci. Il problema è che i militari lo fanno con delle armi decisamente migliori rispetto agli altri. Quindi noi proviamo a tirar dritto, sperando che. Tanto ho visto qualcosa correrà. Sperando che non ci siano troppe cose che ci aggrano. E nel dubbio ci prendiamo anche un medkit che dà una mano sia per i punti vita che per le radiazioni, dato che questo posto mi sembra abbastanza pieno. Ora correre o non correre cambia molto poco qua. Anche perché siamo all'aperto e ci vedono in ogni caso. Qua prima era arrivato il cane. Eccolo là il cane che. Ma gli hanno uno zombie, cosa sta facendo? Adesso probabilmente arriverà in qua. Ok. Ho risolto un cane. No, più colpi. Non mi possiamo tranquillamente lasciare lì che non mi interessa troppo. Eccoci qua.
Urca. Ha fatto un'orgia con i cani questo. Cos'è per quello che sei morto? Bene, via. Madonna, quante radiazioni. Aia. Urca boia, quante radiazioni. Fuma, fuma che fa bene. Sigarettina. Vodka, che non ce l'ho, sia qua, ok. Sigaretta, vodka e via che si va. Come nuovi. Speriamo avercela fatta. Ah no, non ti preoccupare, non è successo niente. Guarda, questo sta peggio di te. Devo prendere un medkit veramente. Volevo resistere e curarmi in un campfire. Sono altamente fiducioso. Cambiamo zona, qua c'è una stash da prendere e poi torniamo al villaggio iniziale. Allora, questo posto io spero che sia quello controllato dagli ecologisti. Non è un ecologista quello? Era un bandito. Questo è un problema, spero che non ce ne siano troppi. Strano che sia vuoto, ma va bene. Meglio vuoto che pieno di banditi. Qua c'è qualcosa. Andiamo avanti lanciando bulloni. Oh, c'è un artefatto da qualche parte. Il problema è che è pieno di trappole. Già. Ok. Preso. Non ho un altro contenitore per quell'artefatto, ma non dovrebbe essere un grosso problema. Abbiamo lasciato un po' di cose in una cassa e adesso abbiamo qua di fianco la stash della missione. Eccola qua. Weapon body upgrade, va bene. Un po' di cosine utili ci sono. Qua non c'è nient'altro da lootare. Proseguiamo. Qua davanti bisogna stare attenti perché c'è un passaggio di zona dove di solito ci sono banditi, tanto per cambiare. Sono solo una perdita di tempo e rischi pure di morirci, perché in questo gioco, come abbiamo visto, ecco, è a posto. Quanti sono poi? Ne ho visti due muoversi. Non è ancora vivo questo. Da dietro al cespuglio mi sparo. Vedi? Ma se noi facciamo così, me ne frega, andiamo via. Abbiamo risolto il problema, guarda. Posto. Prima che ci sono dei banditi anche qua. Il vero problema di questo gioco è che se vuoi fare soldi e tirar su del loot, bisogna ottimizzare, cioè bisogna fare missioni senza sprecare troppe cure, senza perdere vita, senza usare troppi colpi e cose del genere. C'è un altro però, secondo me. Non so, direi di sì. Il cavallo si è entrato di fretta. Morto. Adesso sì. La tua reputazione aumenta. Un altro però. Quanti sono? Dai, proviamo a lootare. Noi ad andare in giù in teoria passiamo dal meccanico e riusciamo a vendergli qualcosina. Voglio assolutamente tornare in paese a fare un po' di ordine. Ok, qua dovrebbero esserci un po' di facce amichevoli e dobbiamo anche riposare. Quindi andiamo a vendere un po' di roba dal meccanico intanto. Che era giusto un pochino di roba. Poi compriamo una pietra per riparare almeno il nostro grooming kit. E poi andiamo a dormire perché stiamo di merda. E direi che dormiamo fino al mattino. Sta facendo cose proprio fuori e... oddio.
No, non vorrei essere tirato in mezzo. Motivo per cui faremo così. Qualche soldato. Ok, è arrivato il messaggio, vedi? C'è un loner. È uno di quelli che si fa i cazzi suoi. È quello che abbiamo visto la prima, probabilmente. Che è stato attaccato dai soldati, dai militari. E i militari in realtà hanno della bella roba. Se riuscissi ad ammazzarli. Ha detto che c'era quello dei soldati. Però io non vedo soldati. Eccolo là in cima. Sì. Invece è effettivamente un soldato. Quindi cerchiamo di dargli una mano. Dobbiamo fare così perché sennò. No, ho sbagliato il pulsante. Ho preso la benda, sono un idiota. Dicevo, faccio così che almeno mi curo un po'. E poi andiamo a cercare sto tizio. Che si è nascosto. Una merda. Quello chi è? Anche quello militare. Che vede la bella roba. In realtà dei colpi, no, già, che, vabbè dai, è piuttosto che ammazzare dei banditi. E un altro, allora non era lui. Sembrava strano che fosse già lì. Guarda in fondo. Sto sparando a me. Guarda là in fondo. Lo facciamo così senza che mi spari. Come è messo? Morto, perfetto. Sarà lì in mezzo a qualche parte. Vediamo questo che cos'è. In realtà è un po' di schifo. Adesso sono una merda. Una merda per altri motivi adesso. Dipende. Guarda il lillone. Mi ha anche dato una mano. Fai cazzi tuoi. Non ho più medkit, quindi bisogna che resisti, vecchio mio. Sì, non credo se ne sia valsa la pena. Ho usato un bel po' di roba, ho tirato su un po' di loot. Qualcosina anche messo bene. Ho fatto un po' di soldi, perché adesso che consegno anche queste quest, comunque abbiamo fatto 2 soldi. Quindi in realtà, reso conto del tutto, io direi positivo. Abbiamo fatto anche reputazione, alla fine per un paio d'ore di gameplay all'inizio, No, così privet. ovviamente ho fatto cose a caso perché sono all'inizio anch'io, quindi sto più o meno facendo cose a caso. Consegnato, consegnata, eh? The job is done, sì. E la vodka mi ha dato la location di una stash e 3000 rubi, speravo un po' meglio, però vabbè. Andiamo a consegnare anche a Praporovic, che gli abbiamo portato il pacco, e vediamo anche cosa mi dice, anche perché devo vendere. Ah no, lui non li compra. Devo andare a vendere gli artefatti che ho. The job is done. Questo mi dà 4.600. E abbiamo una conchiglia da vendere. Altri 2.200. Poteva andare molto meglio. Tutto questo farming di armi. A me personalmente non piace troppo. Il gioco è molto bello perché è bello da vedere. Il mondo è ovviamente quello di Stalker. Quindi una figata pazzesca. La storia, insomma. Però il senso di girare per il mondo è. Qualunque cosa, che siano persone, mutanti o il mondo stesso vuole ucciderti, è bello. Non c'è niente da fare. Ti dà quasi più l'idea di survival questo rispetto ad un gioco come DayZ, per dire. Quindi a me sta piacendo molto. Perfetto, il gioco è crashato. E grazie di essere arrivati fino qua. Se siete rimasti fino alla fine, commentate qua sotto se vi piace, se pensate di giocarci o altro. Passate su Discord se avete problemi o suggerimenti, consigli, o se vi servono suggerimenti, consigli, che magari nel frattempo andando avanti imparo un po' più cose, e ci vediamo alla prossima.